Consegnava a domicilio cibo e droga, lavorava come fattorino per conto di una nota piattaforma completamente estranea a questa storia. In moto, sempre durante l'orario di servizio, trasferiva dosi di cocaina e marijuana nelle case di Torino. Si ignora da quanto tempo la doppia vita professionale di quest'uomo, un italiano di 42 anni, scoperto dai carabinieri della compagnia di San Carlo durante i controlli per il rispetto delle prescrizioni connesse all'emergenza sanitaria, andasse avanti. È stato fermato in Corso Agnelli, angolo Corso Sebastopoli, alle 7 di sera, dopo aver bruciato un semaforo rosso.